E ora invece andiamo a visitare un altro posto di grande biodiversità e bellezza. Andiamo vicino a Ostuni, siamo a Torre Guaceto, in Puglia, in questo bel documentario che ci guardiamo insieme. La suggestione del barocco di Lecce, nel Salento, si allarga al suo territorio. Qui l'agricoltura si è sviluppata nelle masserie, dove una volta, accanto all'olivo, prevaleva la produzione del tabacco, tanto che rimangono ancora intatte le architetture dei magazzini, quasi a contrastare le antiche pagliare, i rifugi di campagna dei contadini. Nel passato, il latifondo era una grande estensione di terreno, appannaggio di un'unica famiglia. Oggi anche i piccoli produttori possono vivere della propria campagna. Qui si coltivano ortaggi di tutti i tipi, dalla Catalogna, varietà di cicoria, al finocchio di Lecce. La semina di questa pianta avveniva tradizionalmente il giorno di San Pantaleone, che cade il 27 luglio. La perizia del contadino fa sì che questo ortaggio arrivi pulito sui banchi del mercato. Tra un campo e l'altro, nei momenti di riposo della terra, nascono le erbe spontanee, come la cicoria selvatica, più amara e saporita di quella coltivata. Anche questa verdura è protagonista di molte ricette salentine. Da Brindisi fino alla punta estrema della Puglia, il carciofo fa parte delle coltivazioni più pregiate, qui favorite dalle grandi estensioni di terreno e da una ventilazione costante che impedisce la formazione di muffe dannose. Nessuno penserebbe che in questo paesaggio desertico stia maturando un'uva così importante come il Negramaro. L'alberello pugliese è un metodo tradizionale di coltura, molto utilizzato nei paesi del sud, perché l'abbondanza di foglie protegge dal sole i grappoli. Massimiliano Apollonio controlla i primi germogli delle sue piante. Il Negramaro matura lentamente, con un lungo affinamento in barrique, botti e bottiglie. Dal punto di vista vitivinicolo, la Puglia è una miniera a cielo aperto. Contiamo infatti circa 100 vitigni autoctoni che vanno dal sud, dal Negramaro, Primitivo, Sussumaniello, fino ad arrivare al nord, Nero di Troia, Bombino, giusto per citare i più noti. Considerate che in Puglia i vitigni sono apparsi già quasi 3.000 anni fa, portati dai greci. Il Negramaro qui da noi ovviamente è davvero una grandissima ricchezza, un'uva davvero ricca di tannini e di sostanze coloranti che ci permettono di ottenere vini da lungo e anche lunghissimo invecchiamento. Nel Salento c'è questo proverbio che si dice il sole, il mare e il vento, questo vento che aiuta tanto, facilita il non proliferarsi delle malattie perché asciuga un po' tutto, le piovosità anche tardive e estive che possono avvenire. Le masserie si proteggevano con delle mura di cinta. Al loro interno, ancora oggi, si possono trovare frantoi e poggei antichi, dove per tutto l'anno si produceva olio, non solo per uso alimentare, ma anche come combustibile per l'illuminazione.
La produzione delle masserie col tempo si è specializzata. Nei vasti pascoli di questa azienda si allevano pecore mosce leccesi e vacche podoliche. Il pascolo preferito di questi animali è tra gli ulivi. Trovano ristoro all'ombra delle fronde e l'erba è sicuramente più fresca di quella dei prati assolati. Questa masseria, ancora oggi ben conservata, risale al 1500. Caratteristica è la facciata della sua chiesa, un monumento che risalta ancor più perché ha al centro di vasti terreni erbosi. Elio è il casaro di questa masseria. Tutti i giorni, instancabilmente, prepara i formaggi, siano essi di latte vaccino o di pecora. Oggi è il turno del pecorino. Qui la lavorazione è esclusivamente manuale. Per sgocciolare il formaggio, Elio utilizza una tecnica poco usuale. Dopo la prima eliminazione del siero, le forme sono riunite per essere poi nuovamente divise. Il lavoro manuale continua, pressando con forza le cagliate nei cesti. La maturazione di questi formaggi non supera i 45 giorni. Il matrimonio tra pecorino e fave è diffuso in tutta Italia. Ma questi legumi nel Salento occupano un posto di rilievo, anche perché non erano richiesti da parte del proprietario come pagamento del fitto della terra, diventando così l'alimento principale dei contadini. Oggi, come ieri, le fave sono raccolte a mano. In stagione si mangiano fresche, in inverno e nel resto dell'anno si consumano secche. Il loro utilizzo principale in Puglia è la purea di questi legumi insieme alla cicoria, un piatto sostanzioso che in passato sostituiva la carne. Giovani contadini hanno ripreso la tradizione di queste colture e la portano avanti, insieme alla coltivazione di altri legumi tipici, come i piselli nani. Antonio Calò e il suo collaboratore Donato sono fra questi. Questo è il periodo dell'anno che noi raccogliamo le fave fresche, accompagnate da un buon pecorino. E però nel periodo poi invernale, per la conservazione, la tradizione nostra, noi le raccogliamo già secche in campo, sulla pianta. Vengono seccate direttamente sulla pianta, le raccogliamo e poi vengono battute sull'aia, come tutti gli altri legumi. Vanno a casa di un malato. Come nei tempi antichi, Ines e Addolorata selezionano i legumi secchi, eliminando sassolini e impurità, prima che vengano cucinati ancora oggi nel coccio sul fuoco vivo del camino. Sì, i piselli e pure le fave, già tutto pronto. E quindi ce l'ha a mangiare. Mamma. Intanto Ada ha preparato alcuni piatti della tradizione contadina, con pane, verdure e legumi. Piatti poveri, ma dai sapori molto ricchi. Queste sono le cicorelle di campagna, con i pimpitori d'inverno. Ecco, va servito così. Questo è il pane fritto. Prima tutte le cose che rimaniano la sera, né? Poi se si vuole... un peperoncino. L'uso vuole che i piselli nani siano cotti non in un tegame, ma nella brocca. Pisello nano di zollina.
quello pasto completo, tutto. Però li mangiano, perché sono buoni. Ada cucina con pazienza e amore, quella pazienza che non hanno Antonio e Donato. Ada, sono cotti o no? Sì, e come sono cotti, sono proprio buoni. Ah, mamma, mamma. E poi l'olio d'oliva, che non ha mancare mai su tutti i prodotti. E Santo Paolo mio delle taranze, pizzichi le carine di tutte quante. Buon appetito, eh! Grazie, favorite, eh! Grazie, tu un paninella riccio bella la rivolà, e tu un paninella ninella nina, tu un paninella riccio bella la rivolà, e tu un paninella ninella nina, tu un paninella riccio bella la rivolà, e tu un paninella ninella nina. In questo territorio l'agricoltura delle antiche masserie ha subito delle profonde trasformazioni. A fianco degli uliveti, delle vigne e degli orti nascono nuove colture. Domenico Scordari è un imprenditore pioniere e ha impiantato una coltivazione di aloe vera, una pianta diffusa nel Sud America che ha trovato qui nel Salento le condizioni migliori per ambientarsi. L'aloe vera si presta ad usi non solo gastronomici. Da questa pianta si estrae un succo benefico per l'apparato digerente ed anche per il benessere della pelle. Nel Salento da sempre abbiamo coltivato gli ulivi, le vigne, il tabacco, in altri tempi il grano, e l'aloe ha trovato una grande ospitalità all'interno naturalmente di questa terra dalla bellezza straordinaria. In particolar modo l'influsso dei due mari agisce in maniera molto importante nella crescita di questa pianta. Seguiamo una coltivazione biologica, quindi dando molta attenzione, come avete potuto vedere, sia alla pianta ma anche al metodo di raccolta, che deve essere paziente ma soprattutto appassionato. Una volta raccolta, la foglia viene tagliata in modo tale da liberare la sostanza gelatinosa che è al suo interno. La lavorazione è tutta manuale. La gelatina viene prima tagliata a cubetti e poi ridotta in poltiglia. Questo procedimento permette di ottenere sia il succo della pianta, sia la base per la preparazione di cosmetici. Tornando alla tradizione delle masserie, è gioco forza raccontare uno dei piatti più significativi della gastronomia salentina. Cicere e tria, una minestra di ceci con pasta bollita e pasta fritta. La sfoglina ha preparato una classica pasta fresca con semola di grano duro e acqua, dalla quale ritaglia una sorta di fettuccina corta. Una parte dei ceci bolliti viene schiacciata, creando una crema, che sarà unita poi alla minestra per renderla più densa. La particolarità di questa minestra sta nella raffinatezza delle consistenze. Anche se gli ingredienti sono poveri, l'unione del morbido con il croccante dà vita a un piatto eccezionale. Ed ecco il croccante. Il cuoco frigge una parte della pasta. Una cottura breve nell'olio bollente. Quasi contemporaneamente, il resto della pasta viene cotto normalmente e poi fatto saltare assieme alla minestra. Questo piatto antico è citato dal poeta Orazio. Il termine tria deriva dall'arabo e significa pasta secca, fritta. È un piatto perfetto, rimasto immutato nei secoli. Le scogliere del Salento sono suggestive per i panorami. Qui, sul versante adriatico, nasce un'erba spontanea, il finocchietto marino.
Sin dai tempi dei Romani, i marinai si arrampicavano sulle rocce per cogliere le sue foglie carnose. Era un alimento prezioso, ricco di vitamine, utile perché in navigazione sostituiva la verdura fresca. Perfino Shakespeare ne parla nel suo Re Lear. Giù a mezza costa è appeso un uomo che raccoglie finocchietto marino. Le foglie, liberate dalla radice, vengono bollite. Questo semplice procedimento vale sia per la conservazione in salamoia, sia se consumate al momento nelle ricche insalate del territorio, come in questo caso. Gli ingredienti sono quelli dell'orto, raccolti quotidianamente, ognuno pronto a restituire i suoi profumi e sapori al composto finale. Qui la cuoca utilizza le patate bollite, che rendono il piatto sostanzioso. Condisce il tutto anche con ortaggi freschi, come pomodorini gialli, i cipollotti e le carote. E infine l'immancabile peperoncino e le olive. La sapidità del finocchietto e il suo sentore di amaro e di citronella rende questa insalata speciale e tipica del territorio. Da sempre le insalate sono presenti sulla tavola. L'insieme di verdure e ortaggi, crudi e cotti, è diffuso ovunque. La ricchezza del barocco leccese sembra essere in contrasto con la vastità dei pascoli e delle terre coltivate. Ma è la mano dell'uomo che dà continuità tra architetture e campagna. I frutti della terra sono trasformati in piatti eccezionali, rendendo unica la gastronomia del territorio.